La biosfera si illumina col logo della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Piazza del Popolo diventa la Piazza del Popolo della VL, che invade il centro storico alzando già i volumi del tifo per la presentazione della squadra biancorossa che riparte dalla Serie A2 senza nascondersi. Dai giocatori al neopresidente Andrea Valli, motivazioni massime per un campionato in cui puntare all'immediata risalita nella massima serie. Siamo tutti qui per questo obiettivo qui, dai, alla fine. Quando abbiamo firmato tutti per Pesaro sapevamo già dove finivamo, in che città, in che tipo di ambiente, quindi il progetto è questo, quindi tutti ci dobbiamo combattere, dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo che comunque è salire in Serie A, è questo. La nostra avventura per tornare in A1 inizia questa sera. E quindi da questa sera tutti insieme uniti dobbiamo avere questo obiettivo, tornare presto in A1 dove merita di stare una VL che è 78 anni, ha 78 anni di storia. Siamo una squadra nuova, ancora dobbiamo trovare i nostri equilibri per poi cercare di avere dei punti di forza, dei punti di, come dire, delle certezze su cui partire, ancora le stiamo cercando. Ci metteremo ancora un po' di tempo, bisogna avere pazienza, bisogna essere bravi nel cercare di essere più coesi possibili e ci scopriremo, ci stiamo scoprendo noi giorno per giorno. Punti di forza adesso sicuramente, secondo me, la fisicità. Siamo una squadra, a mio parere, fisica, che si può giocare le sue carte sotto questo aspetto qui, andare a giocare anche in post basso con quasi tutti i componenti della squadra, perché siamo una squadra secondo me grossa, e quindi questo. Poi sicuramente ce ne sono altri che riusciremo ad esprimere tra un po' di mesi, adesso è ancora un po' tutto acerbo, dobbiamo ancora formarci bene per capire. Forse l'insidia maggiore, come dire, è avere della resilienza, ecco, della resistenza alla fatica, a rimanere uniti, a non lasciare niente quando incominciamo a sentire il peso della fatica, perché un campionato così impegnativo oggettivamente non si è mai visto. Non abbiamo avuto problemi quest'anno con le sponsorizzazioni, praticamente siamo riusciti a mantenere la maggior parte dei consorziati e anche degli sponsor, praticamente ce ne sono più di 100, e questo ha garantito una solidità già nella partenza della formazione della squadra. Il pubblico serve perché deve essere, come si dice, il sesto uomo. Noi in casa dobbiamo vincere ogni partita, dobbiamo lottare ogni partita se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Per cui la presenza del pubblico è indispensabile. E credo che il pubblico, come vediamo questa sera, molto numeroso, possa essere presente e possa essere molto disponibile a sostenere la squadra durante tutto il campionato.